Allora, oggi nuovo video eh, dove vi farò vedere un, proprio un mini haul che ho fatto da Kiko praticamente sabato con il mio ragazzo con Roberto siamo andati a perché io dovevo andare a comprare le cosine per la scuola per mio figlio così adesso sta a posto eh, pronto per iniziare la scuola tranquillamente a tutto e dico, mh, dico perché no, dai passiamo da Kiko volevo dire un attimino ecco se è uscito qualcosa di nuovo tanto che scusate metto a posto questo ecco dato che comunque tanto che non ci andavo eccetera eccetera è eh, una vita che non ci andavo da Chico veramente ti eh, dico per vedere ovviamente di sicuro di voi avrà cambiato qualcosina se cose qua se c'è qualche offerta qualche novità eccetera eccetera e infatti ho visto che c'era ho visto che ne è cambiato un po dei trucchi anche cosa di smalti eccetera io dove sono andata secondo voi alla parte del reparto di smalti ovviamente sempre lì vado ogni volta che vado da Chico è la prima roba che faccio vado lì <ride> E, e quindi praticamente mi sono andata a comprare questi smaltini qua, questi sei smalti che adesso un attimo ve ne volevo parlare che poi uno di loro l'ho addosso, poi vi faccio vedere meglio comunque ho preparato anche questo fogliettino qua che così proviamo un attimo i colori Pro proviamo questo fogliettino così ve li faccio anche vedere, meno se vi piace qualche to queste tonalità dei colori o qualcuno vi piace lo potete acquistare, insomma, meno sapete anche il numero di come si chiama, lo trovate subito, insomma. E praticamente eh, uno smaltino costava 2 euro e se ne prendevi 3, 3 te ne dava gratis. Io infatti ne ho comprati 3 quindi 6 euro: 3 smalti e 3 me li hanno regalati. Oh, scusate! Quindi, se ci volete andare da qui dove c'è queste belle offertone, penso anche per i trucchi, non lo so. Io perché ho visto solo gli smalti, che c'era sto bigliettino che c'era scritto: se ne compri 3, eh, te ne regalane 3. Insomma. Uh, 2 euro l'uno quindi 6 euro ho speso 3 smalti e altri 3 me l'hanno regalati niente cominciamo subito e vi faccio vedere il primo smalto ovviamente questo video non durerà un'eternità perché vi ho detto è proprio un mini haul però comunque l'ho voluto fare lo stesso perché vi ripeto io non sono partita per andare a fare shopping frenato insomma ecco chiamiamolo così ma per andare a comprare le cose per il mio figlio per la scuola però visto che c'era dico fammi passare da Kiko e infatti eccomi qua ho comprato questi sei smalti. Allora, questo qui è un bellissimo blu soltanto che in video rende, eh, cioè fa vedere proprio un blu acceso invece, è un po' più scuro e ha dei riflessi violaci viola. Non so se riesco a farvi vedere, ma no, quasi è da pannato. Allora, questo bellissimo blu che poi mi ha detto che questi qui sono meglio perché so anche effetto gel, però qui non c'è scritto effetto gel, prova vabbè mi sono sbagliata io ho preso altri, vabbè allora, questo qui è il numero 028 se lo volete acquistare adesso lo apriamo questo è fatto così è un bellissimo blu proprio adesso lo proviamo qua del fogliettino sì, vi faccio vedere meglio le Questo l'ha scelto il ragazzo mio, eh? <ride> era fissato con questo colore, era fissato, mi ha fatto detto, vabbè dai, prendiamolo, è bello comunque. Eccolo qua. Questo qui è l'effetto di questo qua. Questo blu. Poi qui è un bellì, eh, non so che colore sia però è molto, è molto strano quindi l'ho voluto prendere anche comunque questo tipo di colore qui non, non ce l'ho è molto bello pare boh, non posso dire un rosa un rosa a parte metallizzato vedete anche la riga è metallizzato ma qui c'è un coso di sta, sta righetta qui metallizzata è un po, un po più rosa del colore non lo so, boh, non so dire che colore è, però comunque è bellissimo. Pare anche tipo un salmonato: un rosa antico. Boh. Questo, questo è stupendo. È la prima volta che li provo con voi qui, eh. Non è che l'ho visti. Vediamo. Eccolo qua. Bellissimo questo. Proprio un bel colore. In videocamera non rende tanto, ma qui in boccia ho 3.000 fogli, vabbè. Eh. In videocamera non rende tanto, ma dal vivo è una roba bella. Ah, questo qui è invece il numero 047. Poi ho preso questo, eh, vado... non so, sono impazzita per i grigi. Questo è un bellissimo grigio topo, stupendissimo. Bello tanto, vediamo un po' com'è. Bellissimo. Questo pure bellissimo. Eccolo qua. Eh, intende anche sul nero, leggermente, ma... Molto molto bello questo grigio. Ah, questo grigio è il numero 044. Scusate. Scusate, ma c'è anche un po' di raffreddore. Poi abbiamo questo colore qua questo l'ho preso perché io non ce l'ho come gel colorato <ride> di passione unghie che mi manca che questo è un color champagne effetto champagne insomma da quello lì bellissimo questo questo tipo oro oro brillantini, bronzo boh. no vabbè è un oro comunque oro. color champagne insomma wow questo è stupendo è uguale identico al gel color di passione unghie ma <ride> ah, no eccolo qua cioè bellissimo è una roba finta questo stupendo questo qui invece è il numero 034 questo qui ragazze è stupendo come colore appena l'ho visto l'ho preso dico scelgo questo perché questo colore qui <coughs> scusate ma che è oggi Fancasì, scusatemi, allora questo colore qui è bellissimo, è pare menta latte, una cosa del genere, infatti appena l'ho visto dicono no è mio lo devo prendere ed è questo che ho sulle unghie, cioè guardate c'è una cosa stupenda, è molto delicato, bellissimo, è bello tanto, mi piace veramente tanto e questo qui se non erro ce l'ho anche come già colorato, però non so se è un po' più schiuro, più, sì, più scuro, scuro mi pare, non mi ricordo. Comunque ve lo faccio vedere lo stesso anche steso così. Questo, adesso ve ne parlo un pochino. Allora, io dato che ho provato questo come smalto, quindi adesso vi so dire meglio. Eccolo qua, vedete. Vedete quanto è chiaro, infatti ho dato tre passate. <ride> No, non è vero, ho dato due passate, scusatemi. Praticamente, ehm, allora, io adesso ho provato questo. Quest'altro più o meno che avete qui visto sono più scuri, eccetera. Questo perché è un color pastello, se non erro. A me sembra un color pastello. Ho fatto fatica ad applicarlo. Questo, cioè, si applica bene perché, comunque, vedete c'è cioè, il pellegrino non è grossolano, è una cosa media. cioè Se applica bene non è. Non è quello il punto il fatto che questo colore come vedete com'è colore pastello così. Ho fatto un po' di difficoltà a stenderlo, perché comunque la prima passata mi faceva tutte righe. Vedete, adesso non ho nessuna riga è perfetto. Con la seconda passata già andava meglio. Dopo, ovviamente, io ho messo sopra il, lo smalto color trasparente effetto gel, eh, lo smalto trasparente con l'effetto gel, che è già il top coat. Per la finale, eh, come lucido e infatti non ho ne manco Qui mi sono sporcata. Non so come con ah, lo smalto. Aspettate, ecco, comunque non so come, ma cioè vedete comunque è lucide proprio, cioè, non ci sta le righiette non c'è sta proprio niente di niente. A ah, questo, comunque, è il numero 085. Se lo volete acquistare, molto bello. Mi piace anche come packaging questi smaltini qui, anche il tappo con la K della de Kiko una dritta e una al contrario, cioè molto carini, maneggevoli, piccolini, mi piace veramente tanto come packaging, comunque Guarda, cioè, guardate questo qui adesso Vabbè, non si è steso tanto bene perché comunque i colori pastello sono un po' così un po' papposi insomma diciamo, però comunque qui altri penso che si stenderanno benissimo, L'asciugatura è ottima, cioè si asciuga subito, metti, allora, metto lo smalto qui a mano sinistra, appena vado a mettere a destra, già qui per dire si asciugata, cioè si asciuga subito e anche la seconda passata, pure qui la asciuga subitissimo, e quindi mi sono piaciuti veramente tanto, quindi questi smalti ve li consiglio. Poi comunque vedete voi, sono molto ottimi, mi piacciono molto, adesso vediamo anche la durata, che poi io vabbè, non ho mai... Ho constatato la durata perché comunque, dopo un po', mi stufo, me li levo, eccetera. Questo te, cerco di farmelo tenere un pochino almeno per 4 giorni, vediamo. <ride> vediamo dai fino a quanto me lo posso tenere, così vedo anche un po' quanto durano. Poi, ho questo smalto qui, questo è un rosa chiaro, insomma quasi nude, va sul nude. Questo è l'ultimo smalto, eh. vediamo un pochino questo com'è. ah bello, questo. Pare che va anche un po' sul marroncino. Di sicuro ci avrà una punta di marroncino, che comunque è un rosa antico, ma è un rosa che va sul nude. Purché altro che vedete, va sul nude. Stupendo. Questo proprio color carne. Bellissimo, e questo qui è il numero eh, 002, ah, questi qui, ragazzi, sono i colori che io eh, ho acquistato eh, da Kiko. Vi ripeto, io ho provato questo e comunque mi sono trovata bene soprattutto con la seconda passata. Che la prima passata, vi ripeto, è stato un po' difficile ad applicarlo. Perché comunque è un color pastello quindi rimane un po' più papposo come vi dicevo, eccetera eccetera. Però dopo la seconda passata, dopo il, fele, il top coat effetto gel, che poi anche se mette tutto molto trasparente è lo stesso, ecco qua il risultato, vedete, non c'è né riga né niente, <coughs> Trovato solo un po' di difficoltà a stenderlo, ma niente di che quest'altri, comunque, dato che non so pastello, penso che si stenderebbero benissimo. Ripeto, l'asciugatura è ottima, si asciuga, ra cioè rapidissimo, proprio si asciuga in fretta proprio e quindi ve li consiglio. Vi ripeto, queste qui li ho pagate se vi affrettate insomma se li volete acquistare, 2 euro l'uno quindi ho preso tre smalti, li ho pagati 6 euro 2, 4, 6. E tre smalti in regalo, niente. Io, questo qui è stato il mio mini, mio piccolissimo haul. Ho fatto l'ordine anche sabato di Passione Unghie, che sarà un mega haul perché ho fatto proprio un mega haul di Passione Unghie. che Ho comprato un sacco di roba che purtroppo mh, alcuni gel colorati, soprattutto non ho potuti prendere quelli shicke perché erano offerta proprio a 2,99 euro, 3,99 euro, non mi ricordo. Tutti che me l'hanno maniati via, ne ho presi solo alcuni purtroppo, però ho preso la maggior parte semipermanenti perché comunque mi servono e anche altre cosine che poi comunque di sicuro mi arriverà oggi lunedì, mi arriverà domani il pacco e, e poi penso che o martedì o un mercoledì vi metterò il video del mega haul che ho fatto su Passione Unghie che non vedo l'ora di farvelo. E questo quindi è stato soltanto un mini haul. Ecco, siccome dico, ho preso questi sei smalti, dico perché no. Ci faccio un video dai, anche se poche cose, però comunque ve ne, dico, ve ne parlo un pochino eccetera Comunque vi li molto carini questi smalti. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, spolliciato un po' di Mi raccomando, sotto il video se mi volete commentare, commentatemi. Se mi volete commentare qual è il vostro smalto preferito tra questi sei, quello che vi è piaciuto di più. Comunque, C ho anche qui i colori. E vabbè qui non è che rendono tanto perché non è come in teletip però vabbè e niente io vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao